Bentrovati al nostro spazio dedicato all'informazione sportiva. Apriamo con il calcio perché dopo pareggi e sconfitte nella giornata più difficile i rossoneri sono tornati al successo interno battendo 3-0 la Virtus Entella. Grande tifo e soddisfazione del presidente Bruno Russo che è già proiettato alla gara di domenica con la Fermana. Posticipo serale per la Lucchese che al Porta Elisa riceve la forte e quotata Virtus Entella, quarta forza del campionato. I rossoneri hanno bisogno di punti per non venire risucchiati nelle zone più calde della classifica. Del resto i risultati delle altre partite sono stati favorevoli. Coletta e compagni devono cercare di approfittarne. Si gioca in una serata non troppo fredda. La Lucchese gioca bene e davvero gioca un primo tempo, forse il più bello di tutto il campionato. Al 14° Corsinelli lancia in profondità. Nanni appoggia di testa per Belloni che sblocca la partita. Quella del giocatore di massa sarà una partita davvero sontuosa. Insistono i rossoneri al 20° con una gran botta di Visconti dalla lunga distanza che sfiora la porta ligure. Al 23 la Lucchese si porta sul 2-0 su angolo di Belloni, deviazione sul secondo palo dove di testa Collo del mette dentro. Il raddoppio ci sta tutto e la Lucchese gioca con una bellezza. Al 32 primo sussulto degli ospiti con Di Cosmo che alza sopra la traversa. Al 39 è ancora Lucchese, bella azione manovrata, il sinistro di Nanni respinge il portiere, poi lo stesso Borra pasticcia ma è salvato dal palo e dallo 0-3. Al 44° si rivede l'Entella, Coppolaro dopo uscita avventata di Coletta alza alle stelle. Nel secondo tempo succede di meno, al 10° un intervento dubbio su Nannini, ma l'ottimo arbitro Madonia probabilmente vede bene. Volpe, che non è soddisfatto della sua squadra, fa molti cambi. Il primo nella Lucchese vede Tumbarello entrare al posto di Visconti. L'Entella batte qualche calcio d'angolo su uno di questi, pericoloso Pellizzer. Baldan per Frigerio, spinge l'Entella nel finale. Picchi per Balloni, stanchissimo, si passa in casa rossonera al 5-4-1. Coletta si esalta all'85° sul neoentrato Morra, ma in pieno recupero al 91° Collo del tra i migliori anche questa sera va via in contropiede, l'assist per Corsinelli che mette dentro comodo comodo il pallone del 3-0 e del trionfo. Dopo 3 mesi la Lucchese torna così alla vittoria e ottiene 3 punti pesantissimi per il morale e la classifica, proprio la notte del 3, numero perfetto in una partita quasi perfetta. Nel dopopartita la soddisfazione di Russo in sala stampa per la vittoria ritrovata. Una grande sensazione perché sinceramente i tifosi della Lucchese, noi come dirigenti, la città vogliono vedere questa Lucchese, perché dominare una partita in lungo e in largo contro una corazzata di questo campionato, quindi siamo molto contenti. Sono 3 punti importantissimi per la nostra classifica che iniziava a farsi un pochettino pericolosa, ma ora esultiamo solo un pochino perché tra qualche giorno giochiamo una partita determinante per il nostro futuro contro la Fermana, quindi siamo contentissimi, ma ancora l'obiettivo lo dobbiamo centrare, perché siccome abbiamo una squadra che può fare queste prestazioni, quindi siamo veramente contentissimi, perché nella partita più difficile forse in questo momento, nella partita più difficile, abbiamo dimostrato veramente di essere una squadra che possiamo raggiungere i nostri obiettivi. E passiamo al basket femminile. Jesam Lemura continua la striscia e vince anche a Faenza. Il recupero della 13ª e ultima giornata del girone di andata della serie A1 di basket femminile sorride a Jesam Lucca, capace di espugnare un infuocato Pala Bubani di Faenza per 84-89 al termine di un match emozionante. 2 punti che permettono alla squadra di Andreoli, ancora in attesa di conoscere l'avversaria dei quarti di finale di Coppa Italia, di proiettarsi momentaneamente al secondo posto di una classifica ancora ricca di match da recuperare. Innegabile comunque l'eccellente stagione disputata da Capitan Miccoli e compagne, sempre più consapevoli della propria forza. Tra le fila di Lucca, che ha mandato 4 ragazze in doppia cifra, spiccano le prove di Parmesani, 16 punti, frutto di un sensazionale 100% dal campo, 4x4 da 2 e 2x2 da 3, e divise 25 punti oltre alla solita valorosa Maria Miccoli, autrice di 18 punti. Il Basketball Club Lucca supera anche lo scoglio Don Bosco Livorno, gara senza storia al Palatagliate dove i labronici resistono soltanto per un quarto alla vena dei lucchesi che chiudono il match sull'80-61.
E veniamo alla pallavolo, che per il campionato di seconda divisione torna a riaccendersi a Lucca e parte con le sue società storiche, Lucchese Pallavolo e Pantera Volley, che hanno giocato la prima partita nel campo della palestra Itis Fermi. Lucchese Pallavolo guidata da coach Marco Bernieri e le Panterine da coach Fabio Michelucci. La spuntata per 3-0 la Lucchese Pallavolo, ma è già un bel successo essere tornati a giocare. E con questa notizia chiudiamo la seconda parte dedicata allo sport del nostro telegiornale, qualche istante di pausa e poi la terza e ultima parte.